L'imprenditore non deve guardare al profitto, ma al bene comune dell'impresa e di tutti i membri, dando così un valore autentico e duraturo all'azienda stessa. Su questo si è soffermata Sabrina Bonomi, professoressa, ricercatrice tra i soci fondatori della Scuola di Economia Civile, al secondo appuntamento della Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico. Dopo l'introduzione di Gabriele D'Arpetti, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro, che ha richiamato il concetto di economia civile, ha presentato la relatrice, la professoressa Sabrina Bonomi ha sottolineato come l'economia civile, cioè l'economia che guarda al bene comune, può e deve plasmare le imprese convertendo l'economia d'impresa attuale. È necessario, ha proseguito la Bonomi, passare dal profitto al valore imprenditoriale. La mission economica delle imprese deve essere chiara e condivisa da ciascun componente dell'impresa stessa, sia all'esterno che al suo interno. Servono, ha continuato la professoressa Bonomi, delle relazioni interorganizzative basate sulla coprogettazione strategica per la creazione di beni relazionali. L'imprenditore, che gioca un ruolo importante, deve avere una conoscenza reale della sua professione, la capacità di prevedere le tendenze della produzione e quelle del consumo e una certa capacità di giudizio e di propensione al rischio e l'abilità di scegliere saggiamente i collaboratori e di trarne il meglio da essi. La professoressa Bonomi ha sottolineato come le imprese debbano dare valore all'uomo e non solo agli obiettivi imprenditoriali. La persona, la relazione, la fiducia e la corresponsabilità non possono quindi non essere costitutivi dell'economia e della cultura organizzativa dell'impresa.